Buonasera, buonasera, bentornati live from Palazzetto Tacca. Cassiano Magnago. Cassiano Magnago, va bene. Per commentare un'ottima partita, sì, Panama, riprende dopo la sosta. Aspetta un attimo che mi si è chiusa la finestra. Attenzione. Eccoci qua. Allora, dicevamo ottava di ritorno, nonché diciannovesima partita di questa Serie A1 femminile, ospiti delle nostre ragazze qua, il Tusce Prato. Andiamo a leggere velocemente quello che è il programma di questa ottava giornata, appunto, che vede già in campo Ferrara e Cellini Padova, alle 18 iniziata anche Erice e Teramo, 18:30 Mestrino Brixen, Casalgrande Mezzo Corona, Iomi Salerno Pontigna e appunto Cassano Tusce Prato, quindi probabilmente, anzi, quando terminerà questa partita, terminerà tutta l'intera giornata, e una classifica che vede aggiornata ai risultati di prima della sosta. Abbiamo la Iomi Salerno con 33 punti, Cassa Rurale Pontigna 30, Erice 26, Brixen Sul Tirol 25, Cellini Padova 21, Cassano Magnago 20, Casalgrande Padana e Ferrara 16, Tusce Prato 12, Mezzo Corona 7, Mestrino 6 e Teramo 4. In realtà si è già ripreso il campionato la settimana scorsa, ma noi eravamo in trasferta a Teramo, quindi risultati, classifica aggiornata dopo i risultati dello scorso weekend. Stanno per entrare le formazioni in campo, vediamo alla coppia arbitrale Bocchieri-Scavone, accompagna le ragazze sul terreno di gioco, saluti di rito e poi saremo pronti ancora qualche istante. Io ne approfitto per salutare tutta la crew che ci aiuterà quest'oggi, quindi a cominciare da Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla console tecnica, Silvano Leonardo allo scoring, e chi vi ha parlato fino adesso sono Luca e Cassio. Ciao Luca! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Stavolta diciamo prima, buona pallamano a tutti, e poi così, questa è la Michela che fa il suo urlo adesso. Abbiamo la giocatrice Cassano che si preparano per fare l'urlo. Ovviamente abbiamo detto, per il Cassano è una rincorsa, seppur con poche chance matematiche, però mancano 4 turni, siamo a 5 punti dalla quarta, che è Brixen, quindi tecnicamente, matematicamente siamo ancora in corsa per il playoff. Mentre per quanto riguarda il Tusce Prato, a 12 deve inseguire il Ferrara per evitare di rimanere attualmente quart'ultima, quindi dovrà giocare i play-out, quindi deve giocarsi le ultime chance di raggiungere il quint'ultimo posto, che le darebbe la salvezza senza dover passare dai play-out. Questa è la situazione delle due squadre in campo. Vediamo, il primo possesso palla sembra essere a favore della squadra ospite, vediamo le ragazze schierarsi verso il centrocampo, quindi sì, il sorteggio essere potrebbe essere che ha dato in sorte il pallone la squadra ospite al Prato. Anche questa parte 0-0 questa partita, yes, così dicono, yes. Vediamo Cassano con divisa amaranto versione dark, quindi quella con gli inserti neri, mentre per il Tusce Prato divisa grigia. Andiamo, pronta Virginio Chino, il capitano, a battere l'inizio delle ostilità. Ed eccoci qua, partite. Vedo una giocatrice col numero 28, mi Prato sembra. Che schiera... No, 18. Margherita, sì. Rossi centrale, Yamau terzino sinistro, yes. E poi vediamo con il numero, allora 17 centrale, adesso vedremo la terzino destro, tanto poi l'ala 25, l'ala sinistra numero 25, quindi abbiamo, ah no, no, era scusa, pivot, scusa, sì, sì. Perché intanto subito, prima rete per Yamau. 1-0 Tusce Montoli, con numero 5 l'ala sinistra Micotti, sull'ala numeri sul davanti sono facilmente, sì, leggi, quindi dobbiamo cercare, dobbiamo allora aspettare che no, quello è lo scudetto, il numero è sulla sinistra, poi cercheremo di, allora numero 3 terzino destro, terzino destro, sì, quindi abbiamo
Lucia Svigac, che però potrebbe anche essere la sinistra, probabilmente si inverte di ruolo tra attacco e difesa. Sì, vediamo. Poi alla destra vedremo chi è. Tanto Barbosu, palo pieno, poi riesce a salvare la palla. Grande, Gozzi. Grande recupero di palla, era palla nella pattumiera, è andata a prenderla e a tenerla in gioco per il Cassano. Vedo un Tusce 1 e Cassano 0, hai ragione, aspetta che lo togliamo da qua. Ancora ecco, Barbosu per Montoli, ma interviene, intercetta, sì. Imaue, pronta la ripartenza della seconda fase. Alla libera va a segnare 2-0. La giocatrice numero... non abbiamo visto che si è girata, è alla destra che poi dopo vedremo. Cambio, passi in attacco per Cassano, vediamo ancora una palla persa, ancora l'ala destra della Tusce, vediamo quando sarà inquadrata con, ecco, ancora frontale, quindi non riusciamo a capire, molto probabilmente se risale a pivot capiremo. Siamo ancora in Tusce incredito 2-0. Con l'assegnazione della rete. Sì, certo. Palo. Tanto tiro da 7 metri guadagnato. E da rigore per il Tusce. Vediamo ancora, sto curando Luca l'ala destra del Tusce per vedere se si gira. Numero 8, ce l'abbiamo 8. Fatta. Ce l'abbiamo fatta. Quindi il secondo gol per il Pato ha segnato dal numero 8. Numero 3 al tiro del rigore. Parato. Tanto abbiamo Svigac che si è fatta parare il rigore da Super Nila. Danila è il numero 8, invece autrice della seconda rete abbiamo Beatrice Borrini, quindi Borrini. Giusto citarla. Per adesso scarico all'ala, solo 9 metri e al portiere del Cassano abbiamo messo una bella croce per la paratona sul rigore. Barbosu centrale, abbiamo Ferrazzi a sinistra, abbiamo la Montoli che parte adesso, prende lei da pivot a fare lo schema, scarico a terzino destro Cassano, Ferrazzi scarica, vediamo se arriva Barbosu, no, 9 metri ancora, direi molto frazionata l'azione del Cassano. Cassano che si è schierata invece con Barbosu, Ferrazzi, Laita, Montoli pivot, Gozzi e Zanellini sulle ali, proprio subito, Gozzi va a marcare la prima rete del Cassano. Si lamenta Blai, portiere del Pato, che tiro era un po' troppo vicino al volto. Quindi 2-1 a 3,50. Vediamo la difesa molto profonda della seconda del Cassano. Sì, chiaramente. Ah, perde il pivot, nessuno che va. Sì, siamo tensionati in maniera particolare, autrice di tanti gol nelle altre partite, quindi sicuramente ci sarà un'attenzione particolare nei suoi confronti. Adesso prova Ferrazzi da fuori, ma questa volta risponde Blai. Sì, ma era. Tiro basso, ha tentato il tiro schiacciato, rimbalzato. Senza elevazione per fare di prima intenzione, ma c'era lì il portiere ben piazzato. Rossi che organizza il gioco. Va bene. Vediamo Laita prova che a liberarsi, sì. Amo, ma Laita gli dà una bella pressione, non gli lascia molto spazio, anche se c'è il mismatch fisico, ma non molla con suo Chignon, ha detto sì, vediamo deve giocare sul timing, chiaramente, certo. Se gioca sulla forza è sconfitta in partenza, deve evitare che parta, esatto, attenzione perché Amo si accentra, passi e quindi 9 metri, passi su fallo, quindi rimane attacco Pato. Le urla di Valentina Megli, coach del Prato, che prova a incitare i suoi ragazzi. Lo scarico sull'ala, deve risalire. Iamo, lo tiene uno. Attenzione perché era perde la palla. Si è trovata a dover effettuare, ecco, un passaggio terzino a terzino. Superiorità numerica del Cassano, superiorità, cambio. Ferrazzi la vede e va. E Panion, due pari. Doppietta di Gozzi per riportare in parità il match. Sì. Si era verificata la superiorità numerica di Cassano perché la giocatrice del Tusce era rimasta, si era tardata anche perché aveva fatto l'azione, era stata quella che ha perso la palla tentando di controllarla con tentativi successivi, è andato in contropiede Cassano, superiorità numerica due pari. Sì, buona difesa del Cassano perché a un certo punto hanno isolato Iamo, che è stato trovato costretto a fare un passaggio a terzino opposto, ma è stato preda delle compagne, quindi Cassano è potuta ripartire in contropiede e pareggiare su due pari.
Viene, la tiene, Rossi, bravo, molto bene. Ancora intervento di Gozzi, tempestivo. Gozzi addirittura con seconda da sinistra in difesa, è andato a prendere la centrale. Bello lo scarico per Ucchino, e bello, realizza. Molto bello. Bello il passaggio di Rossi per Ucchino. Sì, tipo gancio, va che va, Barboso, Ferrazzi, cambio di direzione, l'aveva già superata. Ancora una palla persa in attacco, è già la seconda. Da Barboso. Scarico, non preciso. Piede della giocatrice. Poi del Tusce. Ingenuità del Pato. Ha restituito subito la palla del giocatrice del Tusce, prende la mano e va sulla dorso del piede e va in fallo laterale, si è visto subito. Bravi gli arbitri perché erano attenti anche a questa azione, due pari. Quindi persa palla Cassano, persa palla Tusce. Eh sì. Ovviamente sono due squadre molto giovani, quindi a volte ci sono proprio questi errori di inesperienza o anche di un po' ingenuità, come quest'ultimo, sì. Fare piede su rimessa laterale, insomma, sì. Non è proprio usuale. Se vai su una mano con una mano solo è facile, se vai con due è un po' più difficile, ti direbbe l'allenatore. Ecco lì l'Aita che mi va su Ferrazzi, doppio pivot, non ho visto che va, e c'è spazio, Zanellini primo palo, sul primo palo. Super Zanellini. E questo l'urlo era di Michela Cobianchi. Insomma, perché Pato ha effettuato rimessa veloce, ma si recupera, presenta molto subito. Bene. Guardate l'Aita come va sulla diagonale, quindi impedisce un passaggio diretto. Tutto più difficile adesso va. Fagli un attacco fischiato al pivot, credo. Al pivot, sì. Blocco irregolare. Certo, Cassano che Ferrazzi. Può cercare il primo vantaggio Barboso. Del match. Finora è stata costretta a inseguire la formazione di casa. Ora colpo subito da Barboso. Sì, Barboso su, si è praticamente agganciato con la mano dell'avversaria e quindi involontariamente forse si è fatto male alle dita. Sì, un pollice. Esatto, sembra un sì, temo una presa estemporanea, una lussazione, qualcosa. Esatto, infatti. A una falange. E la super Barboso è destra, quindi la sì, mano sì, che gli serve. Esatto. In primis scarica su Ferrazzi, persa palla disturbata, per fortuna, ma in maniera fallosa. Per fortuna fallo. 8 minuti al primo tempo, ritmi ancora bassi, qualche palla persa per strada da entrambe le formazioni, sì, quindi esatto. Il gioco ancora non Laita, è stato Barboso. Al top, vediamo se ecco qua Laita, Ferrazzi c'è un po' di spazio, scarica, va Barboso, uno contro uno ancora Laita, brava, prova tirando più appoggio, sì. Coglie di sorpresa il portiere della sembrava in controllo Blai, ma poi invece la palla gli schizza via. Rotolata. Primo ecco vantaggio lì. Per il Cassano. E adesso in ritardo Laita, bello. Rimpatta subito Iamu. Iamu molto brava, diciamo addirittura scoordinata, poi sotto fallo è riuscito a tenerla. Montolli scarica, ma è già andata a recuperare. Riparte Cassano. Sì, ha tentato Cassano di sorprendere l'avversario, sì. Con il messo veloce, ma hanno gestito bene Borrini e Svigac sul lato destro della difesa. Quindi per Cassano è quarta fase, deve costruire il gioco con la chiamata Montolli. Di Barboso, che chiama Montolli alla manovra. Adesso Ferrazzi, Laita, abbiamo questo scambio, c'è spazio per Ferrazzi, fallo su Ferrazzi. Due minuti. E attenzione, c'è un due minuti diretto fallo su al collo. Virginio Chino, che ha preso l'avversario al collo, ovviamente in maniera involontaria, ma... Il risultato è stato questo, quindi sanzionata arbitro, subito. Arbitro di fondo a Panion, fotografato alla grande il momentum. Cassano 4, Tusce 4, Tusce Prato 4, quasi 10 minuti primo tempo. Superiorità numerica Cassano per 2 minuti. Barboso si applica la pece sulle mani, Ferrazzi. Barboso, vediamo, eccolo lì. Non c'è più spazio. Attenzione, non ci siamo. Pivot lo vede Montolli, grande servizio di Barboso schiacciato a Montolli che deposita in rete, molto bene. Siamo 5-4 per il Cassano a 9-47. Attenzione, c'è una marcatura uomo su Iamu. Iamu si era già visto che Laita aveva una diciamo marcatura privilegiata. E c'è Power, portiere c'è? No, adesso sì. Sì, sta giocando con l'extra portiere player. Portiere non c'era più, va bene. Giusto il momento del cambio. Hanno perso la palla giusto il momento in cui l'ala è uscita per dare posto al portiere della Tusce. Cassano 5 e
Tusce 4, prima possibilità del Cassano di andare sul 2, sul vantaggio di 2. Tusce se l'è già giocato perché è partito con 1-0. Ecco lì, questo è uno schema con Ferrazzi che è andato a bloccare l'ultimo e terzino Barbosu che ha scaricato sull'ala incrociando. Bello schema, mi è piaciuto questo qua. Si faceva di solito in un'altra maniera partendo dal centrale, adesso partito dal terzino. Ecco, va, eh sì, e va. L'ala c'è ma non c'è possibilità di entrare. Ok, palla lenta, questo favorisce la difesa del Cassano. Guardate, vedete come cerca di tagliare fuori Yamu. Taglio invasione ancora del pivot, giocava con doppio pivot. Sì. Ah no, tiro diretto da parte di Nila. Nila, c'era power play del Tusce. 7-4. Nila ha visto subito, ha detto io non ho bisogno di tirare neanche forte. La palla è rimbalzata un metro dalla riga bianca ed è entrata in porta. 7-4, massimo vantaggio per il Cassano. Avevo detto forse prima possibilità di fare più 2, adesso dire più 3 Cassano. 11-30. Pivotesce. Laita taglia fuori, cerca di tagliare Yamu dalla linea di passaggio. Molto bene, riparte. Ecco, avete visto, scarica, palla persa, non c'è fallo secondo il corpo arbitrale, si lamenta Yamu, lamenta una spinta, certo. Gli arbitri però fanno segno di continuare, può ripartire il Cassano. Ferrazzi, scarica, Barbosu, ci sarà vantaggio a destra! Tiro sulla traversa, anche in questo caso gli arbitri fanno segno che si può continuare, poi l'ultimo a toccare è il primo difensore del Prato, quindi rimane attacco Cassano. Abbiamo visto che Light aveva andato a tirare con l'ala destra completamente libera, però d'altronde un po' di spazio avevano lasciato. Barbosu, Light, Ferrazzi, stavo temendo, va uno contro uno, va, scarica, bravissima, molto bene portiere del Tusce, però bellissimo gesto di Barbosu che va a giocarsi uno contro uno, si infila tra i due difensori e scarica a sinistra. E poi l'ala, fallo, l'ala del portiere del Tusce fa una bellissima parata, se no sarebbe stato 8-4. Sì, sì. Ha impedito la fuga più 4 del Cassano, la compito delle sue compagne, accorciare a distanza, vediamo, buona la manovra e buona la conclusione da parte di Svijak, che porta il punteggio su 7-5. Cassano ha provato la fuga, lo deve ricostruire lì con Zanellini. Sempre ancora sul primo palo. Anche questa volta invece non copre benissimo Blai il primo palo. Ne approfitta Zanellini. Barbosu sta facendo degli assist veramente fantastici. Attenzione perché difesa scoperta, però non ne approfitta Micotti. Anche per il pronto taglio dell'ala del Cassano che è andata a ricoprire i 6 metri. L'ho visto! Attenzione, non fa prenderla. Riesce a recuperarla. Ce la fa. Yamu sul filo del fallo laterale. Però attenzione, passivo. È passivo, quindi deve andare al tiro. Ancora Svijak e trova l'angolino. Yes. Numero 3, croata del Prato. Sempre più 2 per Cassano. C'è stato quel break per 3-0 che ha permesso a Cassano di invertire la rotta, però il Prato riesce a tenersi a distanza di sicurezza. Non fa scappare via l'Amaranto. Gira palla sempre con gli ordini di Barbosu, Laita, uno contro uno, poi scarica sulla stessa Barbosu, Ferrazzi però è lontana dalla difesa, deve accorciare lo spazio, scarico per Cozzi, secondo palo e nulla può Blai. Tempo di buona ancora una volta l'azione costruita, attenzione di partenza di Rossi, si infila tra le maglie Amaranto ma poi non trova la porta, lamentava un fallo ma anche in questo caso l'arbitro non è dello stesso avviso, si può ripartire. Montoli. Stanno aumentando il ritmo le ragazze. Ferrazzi, ancora per un chilometro ancora. Sì. Para Blai ma viene colpito al volto, quindi credo che con sarà 2 minuti verrà applicato sicuramente la. Gli arbitri parlano per decidere la sanzione. 2 minuti. Chiaramente 2 minuti a carico di Giulia Gozzi. Chiaramente involontario, perché la sua idea era di segnare. Però chiaro.
non è stata precisa, ha colpito in pieno volto, per fortuna sulla fronte, sulla non fronte, proprio la alta, centrale. Ma perché quindi, se era sul naso la cremava ancora adesso il portiere. Quindi chiaramente non è piacevole, te lo posso dire avendo sì, provato, fronte, però insomma la fronte naso, è meglio. Esatto, tra fronte, quindi, naso, Barbarello, cosa preferisci tu che la fronte? La fronte, senza un po' di dubbio. Comunque vediamo Beatrice Ionela Blai pronta a riprendere il gioco, quindi danni limitati per lei e giustamente sanzione di 2 minuti a carico di Giulia Gozzi, quindi Cassano che dovrà gestire l'inferiorità numerica per cercare di mantenere questi 3 gol di vantaggio. Yes. Quando siamo a metà del primo tempo. Yes. Del gioco, vediamo se riusciranno a stringere i tempi le giocatrici del Prato. Vediamo Rossi, perde la palla, perde la recupera, attenzione, perde il pivot, ma c'è, ha capito grande, tutto Montoli, no, poi lancia la palla, per Laita, quasi la prende Montoli, ha lanciato addirittura col sinistro per sì, cercare di non perdere tempo ed ora sì, veniamo puniti dal gioco tra terzino sinistro del coso e pivot. Con numero 13 è entrata Sonia Sandroni, lei è l'autrice dell'ultima rete. Assolutamente, è entrata anche la giocatrice del Cassano. Cassano ancora 1 minuto in fetta numerica, intanto Rogi, vediamo anche Eva, dentro, anche il centrale Rogi ora, e anche vediamo Giulia Milan, posizione di ala sinistra. Anche, okay, perché anche per il Cassano c'è situazione di extra play, quindi probabilmente sarà la stessa Giulia, eccola qua, eccolo qua, Giulia Milan che va a dare il cambio a Bertolino. Grande! Invece sfrutta lo spazio Eva entra in un bellissimo a rimorchio dietro ancora Barboso assist, penso che Barboso adesso abbia fatto 5 assist, messa veloce Micotti dalla parte sinistra, Micotti Martina numero 5. Per me Barboso ha fatto 6 assist fino adesso, veramente bravo. Ritmi che si stanno alzando, le due squadre stanno accelerando il gioco. Più, sì. Però con lacune in difesa abbiamo visto la scopertura da Cassano sull'ala, che ci sta anche un po' meno della parte della Tusce con l'entrata di Brogi proprio tra secondo e terzo con 1,4 km. Montoli, Barboso, quasi perde palla, poi la recupera Iamu e può andarsene ancora indisturbata Rossi, Valentina. Margherita, scusate, numero 17, 19. 19, bel recupero del Tusce. Cassano ha pagato cara questa inferiorità. Eh sì. Parziale di 2-0. Se tu ci pensi, Luca. Anzi, 3-1, perché un gol l'abbiamo fatto, però. Se parli 3-1, che è il recupero di 2, e il gol sbagliato tirando testa portiere, è costato 3 gol. Dal possibile più 4, ci troviamo al più 1 ora, però palla Eva, vediamo se questo attacco ormai ristabilita la parità numerica, prova Abrogi ancora da pivot, grande, si smarca all'indietro Eva, tenuta la posizione, poi l'ha volato via il difensore del Tusce, lei è riuscita a inarcarsi e segnare con la sua esperienza anche da pivot, molto brava Eva, e l'entrata ha dato un bel peso alla sua entrata, perché ovviamente su 11 gol ne ha fatti 2 in pochissimi minuti, non so se mi spiego, dice paracadute 18, Cassano 11, Tusce 9 in attacco. Cassano che mantiene un minimo vantaggio, ma sicuramente la partita non è ancora in discussione. Prova in doppio appoggio. Brava la, brava Figac. E brava, però è stata Barboso, deviata la palla, sì, sì, Barboso Eva. Scalando a destra, sì, esatto. Deviata sul fondo, quindi rimane attacco Prato. Pivot si libera molto bene quel pivot. Attenzione di Rossi, provato da fuori, ma il tiro è stato anche in questo caso deviato. Attenzione, però siamo sotto passivo. Passivo Tusce, attenzione. Posizione centrale, Iamu si accentra ancora di più, cerca il tiro secondo fallo, palo, deve allungarsi Bertolino, ma c'è anche un fallo. Un passo però, un passaggio adesso. Sì, passaggio. Esatto, un passaggio solo, quindi andrà al tiro Iamu. E trova il varco nonostante tentativo di muro a 4 mani, ma la palla è sbucata e quando Bertolino la vede ormai è già in fondo al sacco, non può intervenire. 11-10. Ecco qui cambio centrale del Cassano, quindi che è uscita Barboso? Sì, penso di sì.
sta facendo la rotazione l'allenatore del Cassano. E va finta, entra! Grande, 3 gol e 2 minuti! 2 minute! Molto brava! Praticamente Eva ha fatto 3 gol e ha determinato 2 minuti alla giocatrice avversaria. Molto brava, bella, bella entrata in partita di Eva, veramente ha dato un peso specifico molto elevato, e il gap che il Cassano mantiene adesso è gran parte merito suo, perché se non sbaglio gli ultimi 3 gol li ha fatti lei. Sì, sicuramente ha impattato in maniera positiva Eva Broggi. Già 3 reti per lei, soprattutto si è guadagnata un'esclusione temporanea, sì, a carico di Martina Micotti, ed ora Giulia Laeta in marcatura fissa su Iamu. Sì. Gira palla Rossi con Svigac, risale Borrini, poi cerca la sortita personale, ancora Rossi, 1 contro 1 su Broggi, si libera, attenzione, tiro deviato, ma poi la tocca ancora, sì, Bertolino, quindi rimessa per l'estremo difensore cassanese. Yes, molto bene. No. Eva Broggi, ah, era peccato. Prima. Se aveva... no erano 4 su 4 Luca, però è entrata come... Sì, cioè, ha bucato completamente la difesa, che era un po' distratta, però poi la sfortuna, perché doppio palo addirittura. Nulla di fatto, ha tentato di approfittare della superiorità numerica. Sempre Laeta a disturbare, Rossi tiene viva quella palla, sembrava già persa, poi la recupera. Molto brava la giocatrice del Tusce. Si guadagna un 9 metri. Perché si è fatta fare palla quando non aveva ancora un controllo completo della palla. Molto brava, ha tenuto la possesso palla. Attenzione, Iamu, Rossi. Va via per Liga, c'è l'ala, va chiaramente per... va a dare il cambio a Blai. Eccola qua la chiamata, sì, di passivo, brava, poi Laeta ferma. Laeta brava, si inserisce tra chi scaricava e chi passava. Siamo sotto passivo, quindi ancora un passaggio credo, ma ancora una volta Iamu risolve tutto da sola. Anche in questo caso la difesa non è stata perfetta. Ma prima è stata Laeta che l'ha persa e quindi lì è stato il, sì, primo. Persa la marcatura, non, sì, si sono... Ecco ancora e vai! Grande, tanto è entrata dentro Lisa Ponti come centrale per dare un po' di respiro, certo, a Bianca Barbosu, ma le compagne hanno capito che Eva è in un momento estremamente positivo, quindi fa o 2 pali o gol, per cui la servono. E poi c'è il time out chiamato da giocatore, allenatore del, no, vediamo, c'è un misunderstanding, attenzione, vediamo, dice il tavolo, dice qualcosa. No, è l'allenatrice del Tusce. Nussaccio because. Sembra che sia time out confermato. Sì, sì, c'è time out. Chiamato dalla Tusce con possesso palla in quel momento. Sembrava l'allenatrice del Tusce, sì, dire che lei non voleva il time out, infatti, ma aspettava 2 minuti. Però ha detto che voleva il gol. Diciamo, sì, che se appoggi il tabellino, il cartellino sul tavolo, il cronometrista fischia. Deve informare gli arbitri che a loro volta indicano il time out. 13-11 Cassano, momento molto complesso, devo dire ancora una volta Eva Broggi è entrata, 5 tentativi, 4 gol, non so se mi spiego. La verde, giusto? Eccoli qua, manca poco, ovviamente adesso col time out l'allenatore della Tusce cercherà di ottenere il massimo da questo attacco. Vediamo, 21-32, 8 minuti e meno di 30 secondi alla fine. L'arbitro dice qualcosa alle giocatrici del Tusce, vediamo se ci sarà una conferenza stampa o qualcosa del genere. Attenzione, sarà diramato un bollettino. L'arbitro richiama le giocatrici in campo, che si riparte, possesso palla Tusce. Sì, non... non si è capito, non ma si è capito cosa volesse fare l'attrice, però sì, diciamo che il cartellino verde è stato appoggiato sul tavolo, quindi il cronometrista non può fare a meno di fischiare, poi essendo giustamente in possesso palla il padre. Riparte, 21-40, palla importante, parità numerica, abbiamo sempre una marcatura, ecco la persa,
E stavolta la giocatrice, si è liberata, ma questa volta proprio lei che non ha cercato il secondo palo, però la palla è uscita di pochi centimetri, ma oltre il palo. Ti devo dire che ha segnato il gol, tutti molto più difficili, questo che ormai si è arrivato sui 6. Sì, sembrava esatto, era solo sui 6, quindi doveva solo mandare la palla nello specchio della porta, Bertolino non poteva fare più di tanto, però ha cercato la precisione secondo palo, ma la palla leggermente di pochissimo. Poi adesso però sotto fallo, per fortuna la palla passata da Light era un po' sporca, ma anche perché avevano interferito con lei. Doppio pivot Cassano, si accentra oggi e adesso viene tenuta un po' più attentamente. Più in attenzione, sì, certo, ha fatto 4 gol penso in 10 minuti. Ponti Light ha il doppio appoggio mezzo alle gambe, abbiamo sentito l'urlo di Michela in panchina, inconfondibile. Attenzione perché siamo già a parte opposta con Rossi, scarica su Micotti, poi risale Iamu, la posizione centrale, sì. Però deve intervenire questa volta Bertolino, ma tiro era ancora angolato, ma non potente. No, peccato, non la prende. Brava. Lancio di Bertolino intercettato da Rossi, ma poi rimesso in gioco di Zanellini, veloce, e però palla persa. Intercettata, peccato. Con rientro della giocatrice. Troppa fetta in questo caso, peccato, erano rientrate le ragazze, quindi svanito il contropiede diretto, forse conveniva tenere il possesso palla, però lo diciamo sempre tante volte. Di poi. Noi siamo qua belli seduti, tranquilli, con le caramelle, con l'acqua, le ragazze sono in campo che corrono da 23 e minuti. Devono quindi decidere in un decimo di secondo. Esatto. Doppio pivot del Tuce. Rossi. Può rubare palla Ponti, però libera la difesa, ma ci mette una pezza Bertolino e poi doppio intervento. Riga, vai! Cassano, superiorità numerica. Sul tentativo di Sandroni, di Tapin. Quindi doppia parata prima di Bertolino. Pivot libero. Gol! E va a segnare Elisa Ponti. E attenzione, due minuti pesante perché ha carico di Iamu. Certo. Ricapitoliamo, doppio intervento di Bertolino. Prima su Sviglia, cioè, poi sulla respinta di Sandroni. E poi sul capovolgimento di fronte, seconda fase per Cassano, che manda in gol Elisa Ponti e contemporaneamente subisce il fallo di Iamu, che quindi deve accomodarsi in panchina. Attenzione, siamo già alla terza esclusione per il Tuce, ovviamente complessiva, e per Iamu è la prima. Inferiorità numerica, adesso power play. Cassano che raggiunge il massimo vantaggio più 4. Tuce senza portiere, ricordiamo. Vediamo se Cassano riesce a sfruttare questo finale di primo tempo con superiorità numerica per allungare il gap. Ecco, intercetto, perde la palla, 9 metri, fallo sulla giocatrice del Tuce. Tanto vediamo in campo con il numero 7 anche Melissa Gurra, ovviamente posizione di terzino per sopperire alla mancanza di Iamu. E ricordiamo, extra play, quindi Blai per ora in panchina, la porta è sguarnita. Sandroni, Viglia, viene murata, poi va a pulire il possesso palla a Bertolino, toccando. Cos'è? Ok. Ha detto. Sì, c'è stato un tiro deviato da un giocatrice in difesa, però Bertolino tocca la palla prima che esca dalla linea di fondo, quindi la rimessa sarà del portiere, così è stato. Sono chiariti a volo i due arbitri, hanno concesso le riprese del gioco a Nila. Scarica, c'è spazio. Ora Zanellini, questa volta cerca il secondo palo, ma è pronta Blai. Secondo con la sua bella gamba destra. Dopo le due esperienze precedenti ha deciso di stare sul primo palo, chiamando Zanellini al tiro sul secondo e neutralizzandolo. Con il piede destro, parità numerica per adesso. Passi in attacco, alla persa, velocemente il cambio, però portiere. È un pelino tardi l'intuizione di Nila. La giocatrice del Cassano passato alla, va bene che non avevo visto, ma Nila lo sapeva, ma anche la giocatrice Cassano doveva sapere che c'era power play, avrebbe guadagnato un passaggio, ovviamente il portiere molto più difficilmente ci sarebbe arrivato, peccato perché era più la prima volta più 5 per il Cassano. Sì. 26 4 al termine della prima fase di gioco, rientra nel frattempo Iamu, ha scontato la penalità, 3 reti per lei fino a questo momento. Prova lo scarico su Rossi, bella la combinazione che ha portato il centrale alla marcatura numero 12 per le ospiti. Era proiettata in avanti, è abbastanza normale.
Dove l'ha messa Eva? All'incrocio dei pali. Seppur disturbata, anzi era anche, l'avevano costretta alla rotazione del busto, ma non le ha impedito di trovare. Brava, brava. E risponde da par suo. Bellissima. Ci arricchiamo. Cambio direzione sinistra, spinge col piede sinistro, va a destra, si libera all'angolo della porta. Stimolata da Eva, gol in fotocopia. Chiaro. Non c'è spazio, bella diagonale del centrale Cassano. Ripartiamo, ci pensa sul Cassano. E questa volta il time out di Onelli. Eh sì. Bella, abbiamo assistito a una crescita del livello tecnico della, delle due squadre, è stato molto bello. Cassano che sta provando a allargare il gap da un più 2, adesso vediamo su un più 3, più 4, quindi sta cercando di allungare un po', ovviamente risultato ancora tutto da definire, abbiamo ancora qualche scampolo del primo tempo, poi ci sono tutti i 30 minuti del secondo per cercare di capire se Cassano sarà riuscito ad allungare in maniera decisa o se dovrà soffrire fino all'ultimo il tentativo di recupero della squadra toscana. Ok. Quindi abbiamo la Broggi con 5 gol, non so se Iamo è 4 se non mi sbaglio. Una bella sfida, molto bella. È chiaro che però Broggi è entrato penso al 16esimo. Sì, intorno a metà per dare il cambio tempo a Sofia Ferrazzi. Addirittura centrale adesso. Preso il gioco. 3 minuti alla prima sirena. Zanellini, Lisa Ponti. Doppio pivot, scarico. Laita, Broggi, prova da fuori, finta. Poi scarico ancora Laita. Zanellini, nel frattempo si è trovata da parte opposta, addirittura partita dalla destra. Panio, Lecelli. Questa volta ha studiato bene Blai. Certo. Si è posizionata sul lato scelto da Eva. Neutralizza, attenzione Iamo, scava via, poi scarica Micotti, però Micotti non trova lo spazio. C'è Laita che se la fa. Poi no, perde su Rossi per Sandroni. Andiamo. Non tiene palla il pivot Pratense. Sì. E la riconquistiamo noi. 2,5 al termine. Più 3 Cassano, palla del più 4. Organizza Lisa Ponti, chiama a gran voce lo schema alle compagne. Laita, Broggi, finta, grande, si presenta sui 6 e supera questa volta Blai, nulla può. Ancora, e Michela urla. Quinta rete per Eva. No, sesta. Sesta rete, sì. Non si è ancora aggiornato. No, l'avevo visto, ma veramente molto brava. In un lasso di tempo, veramente, gli sta andando tutto a... Ha fatto 2 pali e una parata. Quindi su 8 tiri ha una percentuale di 6 su 8. 75% esattamente. Rossi, grande. Iamu 1 contro 1, proprio su Eva che è costretta alle cattive per fermarla. Sì, lì diciamo che era un Infatti, po'. Sì. Fa segno all'arbitro con faccina innocente, non ho fatto niente. Ero lì che passavo, stavo andando a fare la spesa, effettivamente. Cambio scarica, ma non c'è spazio. Borrini prova a cercare spazio, viene fermata. 9 metri. Pivot esce, riparte a 1:15 dalla fine. Laita ancora su Iamu, vediamo se andrà. Attenzione passivo, scarico per il pivot, bella. Oh, peccato, traversa, bravo. Sfortunata Sandroni. Grande, perché... riparte, inferiorità numerica, il coso scarica su Eva, cambio direzione, peccato, ma va sull'ala, va a recuperare. La recupera Zanellini, ancora, ancora su Montoli, ma Blai ci mette la mano. Grande intervento di grande Beatrice Blai. Cassano, ha liberata una giocatrice sui 6 metri. Ma la Contessa ha sbagliato, cambia direzione, ce l'ha la libera, ma va a recuperare, la lascia, portiere raggiata terra. Borrini, dopo il bell'asse di prima, non concretizzato da Sandroni, dice questa volta vado io e realizza una bella rete, la 14ª per la sua formazione. Cassano è andare su più 4 e andare in vantaggio, Eva fa andare l'ala centrale, cambio di direzione. Guarda, l'ho visto che andava là, l'ho visto lui. Grande che gol di Alessia Zizzo, buttante nella misca questi ultimi minuti di gioco da posizione centrale, va a realizzare un gol al 7, poi Bertolino sull'ultimo tentativo di Svigac, quindi Cassano che chiude sul più 4. Grande sequenza del Cassano,
c'è la ragazza del che zoppica un attimino, la ragazza sì. del Iamu ha subito il colpo sull'ultimo sì. intervento di Eva probabilmente. Di Eva. Vediamo un po' curarsi il ghiaccio, poi adesso vediamo. Infatti vediamo che cammina un po' provvisoria. Bene, Cassano che riesce ad allungare sul più 4, che finora è stato il massimo vantaggio, si va all'intervallo con il 18 reti a favore, che sono decisamente un bel bottino, non 14 è male, subite. Non è male. Ed ora ci prendiamo anche noi qualche istante yes. di pausa, ci vediamo fra poco, ciao! Ciao!
Eccoci qua, ciao Luca. Eccoci qua, bentornati. Siamo al secondo tempo, quindi 18 Cassano, 14 Tusce, possesso palla Cassano. Cassano che ha vissuto un paio di spazi, uno verso la metà del primo tempo, consentito di ribaltare momentaneo vantaggio delle ospiti, portarsi a un più due, poi una seconda fiammata con l'ingresso in campo di Eva che ha portato tre suoi gol consecutivi. Il Cassano ha allungato leggermente, siamo a più quattro, però ovviamente nella pallamano abbiamo detto tante volte, quattro reti non sono una sentenza definitiva, quindi ci apprestiamo a vivere questi secondi 30 minuti di gioco. È entrata Michelina, Cobianchi scarica, Barbosu, Eva, abbiamo un micro pivot però che praticamente doveva essere, ma Montola era di là, era un taglio a doppio, esatto, sì, esatto, sì. Era doppio pivot, già passivo, va che lo segna Gozzi sul secondo palo. Mi ricordo un gol all'ultimo minuto di lei, partita mitica con Erice, mitica, troppo bello, ho goduto tantissimo. Tre secondi alla fine, spazio, angolo zero, il tiro all'incrocio dei pali, la palla si infila, grandissimo. Cassano a più 5, massimo vantaggio, un'apertura di ripresa, prova a scappare, la formazione Amaranto, andiamo Borrini, gira palla, poi taglia doppio. Abbiamo fuori la ragazza. Sì, abbiamo vista Zoppicanto uscire dopo il primo tempo, quindi non è ancora recuperata. Montoli, speriamo, scarica. Attenzione, Barbosu, Eva. Speriamo possa essere schierata presto. Che ora gioca Eva, terzina sinistra, terzina. Abbiamo tre belle bocche di fuoco tra Eva, Barbosu e Michelina, con la super contessa Montoli pivot. Contessa? Yes, suo modo d'andare. Una nobile. Sì, una nobile perché lei. Sfondamento di Barbosu. Sfondamento di. Sul numero Bianca. 8, che adesso l'abbiamo vista, preso un tram in faccia. Si contessa per. Se noti la sua andatura, è come se avesse il libro in testa e quindi non scompone mai la colonna vertebrale. Okay, ma anche nel tiro, tiro sì, che ha sbagliato, era sempre la forchetta sinistra, eccetera, eccetera. Lei è molto molto compassata. Vediamo un po', 19-14. Quindi adesso prova da fuori Svidia, che è stata spostata dalla parte sinistra per sopperire alla momentanea assenza di Yamu. Yamu avevamo detto che aveva preso una bella trambata, ti ricordi? Michela scarica ancora, Brogi scarica, non c'è spazio. Ripartiamo, attenzione, palla persa doppia, giusto? Ancora seconda giusto. Palla persa consecutiva, persa in attacco dalle nostre ragazze. Non va bene. No. Anche perché se vuoi sfruttare l'occasione che non c'è più Yamu in attacco, devi segnare quando vai tu in attacco. Prima ci ha messo una pezza Bertolino, vediamo se riesce a fare altrettanto. No, questa volta se Borrini in penetrazione. Ha detto al centrale, tanto c'ho il terzino, c'ho il mio difensore a destra, ma non c'era più il difensore. 19-15. Bisogna essere un po' più precisi in attacco, non regalare attenti, palloni in maniera gratuita. Prova a rimettere ordine Barbosu. Barbosu chiama Montoli, l'uscita di Montoli. La contessa esce, scarica su Eva. Adesso abbiamo Michelina. Barbosu di là, attenzione, passaggio palla molle. Palla rischiosissima, quasi intercetta. Poi la stessa Eva riesce a... Era una difesa in area di mezzo metro. Grande assist di Eva, che oggi è proprio ispirata. Oh, Eva. MVP per adesso, vediamo... Barbosu, Panion, palo, ma no, attenzione, era uno schema, Luca non la sapeva, parata, ma palla del Cassano, tiro della Barbosu, era uno schema, schema 12, palo ala. Tiro improvviso, poi sulla respinta ha provato Milan, ma questa volta interviene Blai, poi la palla finisce a fallo laterale, quindi rimangono in attacco le ragazze del Cassano, ancora Barbosu a cercare di dare ordine, queste fasi un po' convulse del match. Gozzi, mannaggia, Cobianchi tiene viva una palla che era già uscita dal campo. Sì. Poi in doppio pivot appoggio ancora. E doppio intervento ancora di Blai. Terza palla recuperata dal Cassano. Grande doppio intervento portiere. Su Barbosu e su Montoli, ma grande recupera portiere. Palla a Cobianchi. Grande portiere veramente della Tusce. Grande. Scarica, palla persa. Tentativo di assist che però si perde, quindi parte in contropiede. Attenzione, bello. E realizza della serie la legge
tre gol sbagliati, gol subito. Micotti Martina con un passaggio che sembrava perso, poter essere preda della difesa, invece arriva invece giusto, no, giusto, perfetto, nelle mani di Micotti. Telecomandato con un bel 19 Cassano, 16 Tusce, senza la giocatrice della, che abbiamo accennato, senza la Yamu della... Quindi Tusce sta esprimendo la sua massima, diciamo, performance quando è fuori. Guarda Michela, brava, wow, se gli avessero andato questa sarebbe stato un gol mitico. Cassano che non riesce a segnare, un paio di palloni, sì, persi, poi anche un paio di interventi di Bly decisamente, sì, sì, tre, importanti. Abbiamo visti tre. Con, non segniamo, abbiamo fatto una rete subito in avvio di ripresa, poi non segniamo da 5 persa minuti. Persa la palla. Ancora palla persa. Michela, 2 contro 1. Attenzione al contropiede, ciao, ancora Micotti. Sì. C'è il Tusce che sta esprimendo il miglior gioco senza la Yamu, Luca. Vediamo Nelli che probabilmente chiamerà subito il time out, aspetta solo... Passi o sfondo, passi. Passi di Broggi. Devo dire che ha palleggiato e ne ha fatti due, però l'arbitro era, sì, molto più vicino, allora, di noi. Passi non credo, poi metterà a sfondo perché no, è arrivata... No, proprio l'arbitro ha dato il segno di passi. Passi non mi sono sembrati, no, però anche perché aveva appena palleggiato. Siamo qua, quindi aveva sicuramente l'arbitro, sì, ha visto meglio era di noi. 2 mm e quindi ecco. Cassano deve svegliarsi dal torpore. Come è finito? Hanno fatto un gol in quanti minuti? Sì, Luca? In 6 minuti. Sono segnato subito prima azione, poi nulla più. Ancora Eva, brava. Ci ha messo una manina sullo scarico. Riparte Tusce, ha la possibilità del meno uno, passivo, uno, tiro, para. Poi tiene viva la palla Bertolino, meno male. Grande che Bertolino. Almeno Bertolino è ancora è in pezzo. Fase calda perché le ragazze ci sembrano rimaste negli spogliatoi. Sì, esatto, sono lì provvisorie. Sono come si dice ancora in due reti di vantaggio, ma bisogna sbloccarsi, esatto, anche mentalmente. Se poi fai anche un gol in 7 minuti, Luca, devi capire insomma che come proiezione ne fai 4 su. Si era portata a più 5 sulla prima azione, massimo vantaggio del match, poi... Parziali 3-0 per le ospiti, prova a spezzare incantesimo Gozzi e bravo. Si guadagna un tiro dai 7 metri. Cercato l'iniziativa personale, 1 contro 1, intervento di Rossi, credo. Va Michelina a battere il rigore, vediamo se farà un po' di trucciolo. Michela Cobianchi, possibilità di fare il suo primo gol di questa partita. Finta col cavolo che segna, segna subito. Intuisce Bly, però non riesce. Il molle, tiro era strano e piede molle, Bly non è riuscita a capire. Pivot libera, c'è spazio e va, non prende la, non solo sì, la porta, ma il campo va in fallo laterale. Micotti che veniva da due reti consecutive, sì, ora non trova lo specchio della porta. Può Barboso, tirare il piatto Cassano. Barboso cambio, uno contro uno. Eva scarica. Brutto, sì, era sotto fallo, ma ha cercato scaricato di stretto. Scaricare su Gozzi, non prendere, sì, 9 metri. Guardare, a quel punto ma arbitro quel ha punto dato una sorta di vantaggio. Attenzione, che siamo già dalla parte opposta. Wow. Con Svigac, ma grande fatta parata, sì, uscita per le dorso di fatta male. Bertolino ha preso, ha detto un tram nello stomaco. Sì, ha fatto segno di aver preso un colpo al ventre e quindi l'arbitro ha richiamato dal possesso palla, giocatrice del Tusce esce, Cassano 20 e ci fa comunque che è? Allora chiamato time out Onelli e comunque ci fa piacere perché è rientrata in campo Yamu, oh bene, quindi ha superato il problemino che ho visto finale del primo tempo e questo ci fa piacere, certamente sarà anche perché è giocatrice importante. Dobbiamo dire che però senza di lei il Tusce ha recuperato un gol, 18-14, sì, 20-17, non so se mi spiego, dice paracadute. Bene. Comunque giocatrici di alto valore tecnico, quindi è sempre piacevole vederli in campo, oltre ovviamente al fatto che ci faccia piacere che l'infortunio sia rivelato temporaneo, certo, leggero e superabile. Vediamo se Onelli è riuscito in questi pochi istanti a
vedo delle dare nuove indicazioni perché percentuali 60%, dopo... 54%. Ah, sono gol su tiri. Poi ci sono gol su possessi e percentuale di parate. 34% se non sbaglio il Cassano, 32 mi sembra, 37 addirittura è la Tusce. Quindi il portiere della Tusce si è fatto sentire. Sì, sì, c'è stato sicuramente, soprattutto, esatto, quelle tre parate consecutive nel video di ripresa. Ma riprende il gioco, Broggi, Barbosu, Eva, Michela, cambio, sta accelerando il Cassano, Panion, costretto a allargare il tiro sul muro, sì, di Iamu, interviene forzato, facilmente Blai. Tiro forzato, sta sporcando le sue percentuali Eva del primo tempo che erano fantastiche. Ha visto che le riusciva tutto, ha detto ciao, provo anche dalla distanza. Però lei rende meglio quando riesce a fare il superamento col cambio di direzione. Sì, allora con la difesa schierata, tirata poi al muro, non è certo così devastante come lo è quando arriva in velocità. Oh, gran gol ancora di Borrini, credo. Bel gol sul secondo palo, due piedi a terra, anticipato, 20-18. Eva, scarica su Barbosu. Michela, Bianchi, la palla arriva a Giulia Milan, grazie, si piega in Eret classico, sinistro e da manuale realizza per aprirsi lo specchio della porta e realizza 21-18. Cassano tiene le distanze. Diamo, ricordiamo, entrata terzino sinistro nel Tusce, vediamo un po'. Scarica ancora, l'ala libera, c'è spazio e la portiere del Cassano. Sì, credo che anch'io che abbia toccato Bertolino qualcosa, quindi ha impedito la palla sul secondo palo. Che sta dando un buon contributo. Infatti è passata al 36-35%. Barbosu, Michela, Eva Broggi. Ancora Michela scarica su Barbosu, va una mano, fallo su di lei, 9 metri, si riparte, esce Montoli. Ripartiamo, 40 sono i minuti. Michela, bravo sul primo palo, sciacallissima, cambio di direzione a destra appena accennato. Ha letto il movimento della difesa, punito, e poi attenzione perché... rimessa in gioco veloce, ha tentato di approfittare Micotti ma ha subito fallo e poi non è stato convalidato il vantaggio perché ha commesso infrazione di passi. Sì. Quindi 22 Cassano, Tusce 18 Luca. Siamo riportati a più 4 però c'è ancora, non ho la sensazione di averla chiusa, no, quindi no. Direi che possiamo stare ancora allerta fino alla fine. Iamu prova a liberarsi, subisce spinta di Eva quando ormai era passata, quindi giustamente 2 minuti a carico di Eva Broggi. Si è fatto traslazione a destra per togliersi dalla marcatura, Eva insistito ma era ormai di fianco e quindi diciamo l'ultima spinta di Eva è arrivata non da dietro ma comunque era laterale. Iamu aveva guadagnato quel mezzo metro e quindi ovviamente ha perso l'equilibrio e poteva starci 2 minuti. 22 Cassano, 18 Prato, Prato in attacco, 41-25, tutta la secondo tempo ancora da giocare, 2 minuti inferiorità al Cassano, vediamo come gestirà il Tusce questa superiorità numerica, ricordiamo in attacco si può compensare mandando via il portiere, ma quando sei in difesa la superiorità è sconsigliabile, rinunciare al portiere. E segno subito scalata da manuale con Micotti che accorcia le distanze. Eh sì, caro Luca. Entrata una Ferrazzi. Ovviamente per sopperire all'assenza di Eva, fuori Bertolino e dentro Sofia Ferrazzi nel classico ruolo di terzino sinistro, occupato fino a qualche istante fa da Eva. Cassano
attacca ma non è convinto, scarica Probosu, Ferrazzi, Panion, intanto ottiene il doppio appoggio ma ha letto tutto Blai, poi ovviamente nel frattempo Bertolino era rientrato, quindi un po' tardiva la decisione di Blai di tentare tiro porta a porta, era già là con addirittura due piedi su due piedi fissa, la palla gli è arrivata a mezzo metro, non ha fatto nient'altro che afferrarla, rilanciarla alle compagne di squadra e uscire permettendo l'entrata della, del sesta giocatrice di movimento del Cassano. Sì, ovviamente di solito è l'ala che fa questo giochino con il portiere. Quindi l'ala più vicina alla, non lato del corti, campo dove c'era Giulia Milan, era andata eccola a dare il cambio, eccola qua. Subito va a cambiare. Ferrazzi perde la palla, attenzione, però anche in questo caso Bertolino è già rientrata. Sì. Ancora qualche pallone perso. E certo, c'è un mismatch pazzesco, due minuti. Banalizzare Iamu, attenzione, due minuti a Barboso. Barboso. Si arrabbia tantissimo perché non è tornato nessuno. Eh sì, perché Ferrazzi, oltre a aver perso la palla, è rimasta anche a discutere con l'arbitro. Beh, e questo ha permesso dobbiamo dire che praticamente Cassano era già in inferiorità numerica sul suo lato destro. Quindi non è solo Ferrazzi che non è tornata, ma anche qualcun altro. Attenzione perché adesso abbiamo doppia esclusione, ma solo per qualche istante, fa 5 secondi, potrà rientrare una giocatrice, vediamo se sarà Eva Broggi o qualche d'un altro, però situazione difficile. Eh beh, certo. Onelli preferisce rimandare in campo subito Bertonino, quindi si gioca in attacco in inferiorità numerica. Però sicuramente non fase migliore per Cassano. Tutto il secondo tempo un po' in difficoltà. Gozzi riesce a tenere viva la palla, poi subisce fallo. E dovrà tirare adesso Ferrazzi. Pivot. Sì, il passivo, via. Passivo. Cassano rischia veramente il grosso rischio. Eh sì, il patto che ha una palla per riaprire, perché è la palla del meno uno questa. La superiorità, la perra, andata bene. La tiene viva Sandroni. Ha recuperato una palla che sembrava destinata al fallo laterale. Passaggio di Gurra molto, molto rischioso. Sì. Però in superiorità numerica poi anche si sa che bello. Poi scarico per l'ala, Micotti che risale, Iamu uno contro uno, ma fa buona guardia Cobianchi. Brava, brava, Bichela con il mismatch la tiene lì. Ancora 30 secondi, priorità. E c'è spazio, e ancora grande Ferrazzi, grande intercetto di Ferrazzi che rimane lì, alza le manone, chiude la diagonale. Momento difficile per il Cassano, mannaggia. Si fa perdonare l'errore di prima, sì, recuperando una bella palla. Ed ora abbiamo visto in panchina Chiarissi anche con Barboso dopo. Sì, quel battibecco. Battibecco. Barboso ha dovuto, diciamo, spendere un fallo grave per tenere la giocatrice del avversario. Tanto siamo già a parte opposta. Broggi per Cobianchi. Grande! Penal sicuro. Va a guadagnarsi un grande. Non abbiamo capito, no, allora 9 metri. Questo secondo me c'era il rigore, due minuti, però l'arbitro di campo ha detto l'arbitro ha fischiato prima, probabilmente non abbiamo sentito il fischio. Posso immaginare cose del genere? Sì, ha già esatto. 22-20, mannaggia Luca. Parità numerica, Luca. Sì, quantomeno abbiamo recuperato la doppia inferiorità numerica e quindi ora possiamo attaccare in 7 contro 7 per cercare di allungare nuovamente il gap. Siamo sempre lì colpato a due lunghezze. Quando abbiamo superato la metà del secondo tempo. Però oggi andrà pivot. Siamo già sotto passivo però, quindi Cobianchi cerca l'uno contro uno, ma la sua avversaria era Iamu. Tirerà Barboso. Sì. Credo siano finiti i passaggi, quindi ora ci dovrà essere un tiro, infatti si prepara Broggi, riceverà la palla, dovrà saltare e tirare, sì, poi non viene rispettata a distanza, sì, tutto da rifare. E poi tenta di sorprendere tutti, però devo Barboso. Dire che ha preso una trambata in faccia. È molto teso Barboso. È un po' nervoso Barboso, sì. Ovviamente non però devo dirti che prendere delle trambate così non fa mai non è piacevole. Broggi dra. Poi ha tentato il tiro Broggi, ma neutralizza Blai.
Eh sì, il Cassano per fortuna ha risolto l'inferiorità numerica, però deve trovare un po' di serenità, un po' di anche uno contro uno e un po' più di gioco manovrato per la squadra in attacco. Gira palla con Iamo, poi prova a interrompere la fluidità Gozzi, sì, cercava però, anche uno sfondamento, però l'arbitro era di fianco, non concede. Era di fianco, anzi ha detto alla di non fare... Rigac si libera, poi un pelino di fortuna per i nostri ragazzi, perché la palla sfiora l'incrocio dei pali, ma però si perde oltre la porta. Era in traslazione a destra, era veramente molto scoordinata, non aveva poca speranza di chiudere un po' di più, anche perché sul primo palo c'è il portiere Cassano. Cassano che supera indenne questa fase, mannaggia, difensiva, ora riesce, palla del più 3. Non si riesce a segnare. Quanti gol abbiamo segnato nel secondo tempo? Credo 4 gol in 17 minuti. Mannaggia. Rogi scarica, Michelina, Barbosu. Poi palla lunga per Gozzi che sì, non può recuperarla, quindi ancora nulla di fatto. E il Cassano proprio... Vediamo, si prepara Lizza Ponte, quindi probabilmente proverà a dare qualche nuova soluzione tattica. Poi arriva il time out dalla panchina toscana, sì, quindi anche in questo caso ne approfitterà Onelli per cercare di scuotere un po' le sue ragazze, speriamo anche fisicamente. No, sono molto tese. È entrata Michela a destra. C'è qualcosa che sì, non diciamo, funziona. Probabilmente pensavo di averla già chiusa con quel mini break a fine primo tempo, più 4, più 5 dire... subito al rientro. Quindi probabilmente. Certo. Ti devo dire che con Laita c'era. Non so spiegare, ma c'era una. Sì, decisamente l'ingresso di Broggi e Laita nel finale del primo tempo aveva dato un po' di fluidità al gioco in più. Adesso non capisco perché. Laita non è ancora stata usata in questo tempo, non sappiamo se anche lei ha avuto qualche problema fisico. Con Michela, secondo me, hanno un potenziale più alto a livello dell'uno contro uno, anche del tiro, però non riescono a esprimerlo. Non capisco perché, effettivamente, bisognerebbe un po' capire. Poi proveremo a chiederlo a Salvatore dopo il match. Probabilmente con Michele in campo viene meglio la parte difensiva, perché anche il Patto non sì, è che abbia segnato sì, molto in questo secondo sì, tempo sì. Quindi probabilmente ha tentato di arginare un po' quel lato da difesa, soprattutto sì, su Iamo, e però di contro l'attacco è un po' meno fluido. Sì, vediamo sì, esatto, se adesso cambia qualcosa. Per ora anche perché non riesce a partire sulla scalata, non so come dire. Adesso vediamo in campo Ponte a posto di Barboso, probabilmente è centrale. Però c'è da gestire sì, questo attacco sì, con Bertolino su Iamo. Grande. Neutralizza. Ancora sta palla. C'è da persa, dire che Bertolino è stata presente. Sì, sì. Non parate, sì, 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 diciamo, 37%. Eclatante dal punto di vista scenografico, però insomma. 37% sta incrementando la sua percentuale, perché era 36 prima. 40 il portiere per Blay, del, sì, del, sì. Non sono Montoli, state utilizzate altre giocatrici, quindi sicuramente loro due sono autrici di questi numeri. Oh, che passaggio, Eva, che difficoltà a fare qualsiasi cosa, anche perché difende passivo. Attenzione, c'è ancora sotto passivo, poi eccola qua l'esplosività di Eva. Ha trovato l'avversaria non prontissima sulle gambe. Cambio numero 7 a sinistra, Melissa Gurra. Cambio direzione sinistra, puntato piede sinistro, a destra c'era più nessuno, Luca. Ha tentato in qualche modo Iamo di raddoppiare, ma ormai era tardi. Era in mezzo, anzi, ormai non poteva un eventuale più contatto avrebbe esatto, significato due semplicemente minuti, due minuti, quindi infatti si è fermata Iamo, ha preferito lasciare il vantaggio guadagnato da Eva. Se Iamo prova a rispondere, lei promette il fallo, l'ha subito, ma sì, l'arbitro non è di questo avviso, sì, dato ma ha vantaggio, il vantaggio perché... Dopo il contatto, eccola qua che l'abbiamo chiamata lei. Brogi, Panion, cambio, ancora che palle. Non sono belle pulite, Luca, devono prendere tutte una mano, ma non riescono a continuare l'attacco. Quindi che palle intendi proprio il pallone? Che pallone, cioè sporche, sono di... Oggi da fuori prova a sorprendere tutti, sorprende la difesa ma non sorprende difficile, Beatrice Blay che neutralizza. Sono palloni di difficoltà nel primo controllo. Attenzione. Anche Cusce
rischia di perdere la palla. Sì, diciamo, questo secondo tempo abbiamo centrale. Siamo tornati un po' alla fase iniziale quando c'erano tanti palloni persi, sporcati. Poi sì, nel finale del primo tempo le due squadre hanno giocato in maniera decisamente migliore. Si è perso ora più. Grande assist di Yamu per Virginio Chino che realizza. Sì, ma c'era nessuno della difesa. Sì, ma... in tre sono andate, detto. Anche perché sembrava che fosse una scalata, invece è stata bravissima. Però sì, devo diciamo dire che hanno giocato poco con il pivot. Infatti, giustamente Yamu si è accentrata, quindi attenzionata in maniera particolare. Sì, probabilmente è stata raddoppiata. Non lo molli. Si è perso il pivot che ringrazia, due, riceve. Due, detto, io, tu porta qua che io porto a casa. Poi bello l'assist, ecco, della stessa Yamu. Molto bello. Il giocatore dice brava, oltre che tecnicamente anche tatticamente, perché si è accorta che la compagna era sola soletta e con la coda dell'occhio anche l'ha servita. Anche qua ha fatto un servizio no look. Sì, questo era un po' più difficile perché Gloria non era sola ma era abbastanza coperta, ma questo non ha impedito a, credo, Lisa Ponti fosse fare questo bel assist. No look e ha servito in mezzo alla platea, in mezzo alla gente, a tante maglie della Tusce ha servito. Intanto probabilmente avevamo intuito la scelta tattica perché c'è un cambio attacco e difesa con Bianchi in difesa e Light in attacco, avanti, quindi infatti. Probabilmente ma si fa, era anche proprio lui quello che Light dà un po' più di vivacità. E Michela è sicuramente utile e necessaria in difesa, ma in attacco era meglio la freschezza di Giulia Laita. Ora ancora recupero, tiro di Yamu, ma ancora sfortunata la giocatrice del Tusce perché la palla, ecco che mi piace, sta andando in attacco ma fa entrare Light. Abbiamo notato che con Light, a parte che Light gioca sia a destra che a sinistra, e quindi da va la Busti che fallo prova a sorprendere tutti ancora una volta Eva, ma questa volta Sandroni però, è arrivato un treno, però se ne è accorta in tempo. Montoli va di là, scarica Light, cambia direzione Broggi, scarica su Light, una mano sola, vediamo ancora. Da un po' più di velocità, vedi come penetra sempre. Ancora una mano, attenzione, passivo. Ponti, prova a scaricare per non Milan, c'è più, si risale. Passaggio rischiosissimo, poi no. Pivot. Questo è rigore alla No, era in area di. Era un'area di mezzo metro, era in area. Era in area di mezzo metro la giocatrice della. Però l'arbitro di fondo era più vicino a noi, passivo, corretto così. Deve tirare Broggi, poi supera il muro, ma il tiro è stato toccato. Va, quindi non più... No, tocco della difesa. Tocco della difesa è ancora passivo. Sì, passivo. Solo caso di portiere o Montanti. Ora questo però è passivo, perché giustamente hai un passaggio solo, quindi doveva tirare Lisa, passaggio di ritorno per Gozzi, e quindi passivo, giustamente fischiato. Fischiato. Chiaro, quando fai la rimessa dall'angolo devi fare il primo passaggio e dove sei devi tirare sperando di prendere la porta, prendere il portiere in un momento di distrazione. Nulla di fatto, Cassano che rimane lì, più tre, però Pato non si arrende, no, sta lottando con le unghie, con i denti, con tutto. Guardate quanto. La Michelina com'è. Adesso marcatura uomo su Yamu da parte di Cobianchi. Cerca il pivot, Montoli, poi ruba palla Montoli. Che mi va, libera la Michelina. Eccola, prende Panion, segna, grandissima azione del Cassano, 25-21. Tanto abbiamo anche una sostituzione del portiere del Tusce, quindi con numero 44, immagino, non lo leggo, però l'altro portiere referto era Elena Felet. Quindi è lei che ha subito il contropiede di Cobianchi. Ancora si inserisce. Ruba palla Lisa. Grande Lisa che va. La tiene, non la prende. Paniona. Tocca Felette ma non riesce a fermare la palla. Grande due azioni del Cassano in questa seconda fase contropiede. Bellissimo Luca. Cassano questa volta prova a chiuderla. Più 5. Perché abbiamo visto due contropiedi micidiali su due palloni rubati. Su due palloni recuperati, perché è tutto nato dall'intercetto dell'ala sinistra del Cassano di Michelina. Cambio ancora. Questa marcatura uomo ha messo in difficoltà gli attaccanti del Tusce. Ora trovano il bando della matassa. Bello scarico di Rossi per Rucchino. Con le due giocatrici del Cassano in difesa che vanno via per la tangente, ci hanno messo tre possessi palla a risistemarsi, però buon per noi, i primi due hanno causato palle rubate e contropiedi, tutte e due belle palle prese che hanno lanciato la seconda fase contropiede, molto bello. 4 minuti e mezzo al termine, Cassano più 4, ora può gestire anche con il cronometro senza attaccare con troppa eccolo qua. Fretta.
perde palla Laita, poi cerca di proteggere, ma la recupera Svigac che poi lancia Micotti completamente sola. Qui piccola distrazione perché palla persa, bisognava coprire su quell'ala. Però ribadiamo, noi siamo sempre qua belli seduti, certo, tranquilli in campo, è tutta un'altra storia. A Montoli incita i suoi, la sua centrale Eva Broggi. Laita, abbiamo visto che viene lasciata in campo perché si è visto l'effetto che ha determinato la sua, diciamo, vivacità, la sua possibilità di minacciare sempre. Oh! Passaggio rischiosissimo di Giulia per Ponti, abbiamo tremato noi. Poi Gozzi si libera. Sì, ma era fallo. Però passi su fallo, sì, quindi si prenderà con i metri. Un fallo un po'. Era anche un po' lei che si è abbassato. Sì, ma sicuramente mi dispiace, Luca, tu lo sai che parti con la buona volontà di prendere la spalla che cosa, e poi dopo se prendi il mento non lo fai apposta, ma fallo è. Broggi, scarico l'ala, per Milan, vediamo Semieret, però respinge Felette. Ha capito. Per fortuna non ha dato fallo grave alla giocatrice del Cassano col mismatch che c'era. Ed è stata brava a togliere subito le mani. Ecco, liberata Paratona. Ancora, dai ragazze, che c'è superiorità numerica. Ci mettono un quarto d'ora, va bene. Fa tempo a recuperare il numero 3 della Tusce. Cassano 26, Prato 23. Mancano 3 minuti alla fine. Diciamo che è un po' più. È un po' più, se va come si Paniona, palo. Ok, libera, non c'è più spazio, ripartiamo, calma, attacco lungo ragazze, sono 27, attacco lungo, niente, va bene Eva, va a marcare, se la sentiva, guardate come vanno, attenzione, 9 metri, vediamo, 2 minuti a una giocatrice del Cassano, 2 minute, Giulia Gozzi. Siamo a meno 2 minuti e 16 secondi. Sì, quindi rientrerà 15 secondi al termine. Per lei era già il secondo, la seconda esplosione. E c'è time out, l'ultima disposizione della panchina per del Tusce. Onelli ne ancora uno, quindi dovesse servire ancora un cartellino verde. Speriamo di no, perché insomma siamo a più 4 a 2 minuti e spiccioli dalla fine. Abbiamo visto rimonte clamoroso, però sì, insomma la matematica e la logica abbiamo ci dovrebbero dire che all'ultimo minuto, con un minimo di l'ultimo raziocinio secondo e di gestione, esatto, si potrebbe portare in porto. Di gestione di attacco lungo in attacco soprattutto. E abbiamo visto sicuramente portieri sugli scudi, perché alla fine abbiamo una percentuale intorno al 35-36 per Nila e 40 dalla coppia Blai-Felette, quindi sì, sicuramente portieri determinati. Magari non abbiamo visto parate spettacolari, però al momento buono sono state presenti, quindi hanno comunque segnato delle parate importanti. Sì, hanno orientato la partita, sì. Inferiorità numerica del Cassano, ne manca una, eccola lì, la Contessa. Ripreso il gioco, Iamu, Micotti, risale Iamu, Rossi, prova la penetrazione, supera l'uomo in più e sfrutta quel mezzo passo di vantaggio guadagnato Broggi non tra Broggi e Montoli, quindi va a marcare. Ed ora attenzione, marcatura uomo. Infatti Cassano stava per fare l'extra play, ma ha resosi conto che c'è marcatura uomo. Ha rimandato in campo subito Bertolino. Palla persa. La palla a metà strada tra Broggi e Montoli. Laita e sta non di torna fatto però, che non torna, e questo sarà gol. Attenzione, Micotti e miracolo di Nila, abbiamo detto, sono stati importanti e decisivi. Probabilmente questa parata potrebbe essere quella decisiva. 1:20 al termine. Passaggio per Laita, che poi scarica Broggi, che l'ha spogliata. Gli viene praticamente tolta la maglietta, quindi due minuti sacrosanto a carico di Beatrice Borrini, che ristabilisce la parità numerica.
a 1 minuto e 13 secondi. New entry del Cassano. Sì, Svobi. Usiamo il soprannome perché nome e cognome sono difficilmente pronunciabili. Svobi. Per tutti è Svobi, quindi va benissimo. Svobi anche per noi. Yes. Broggi. Ponti, poi scarica su Laita, sfondamento, sì, se lo guadagna Rossi, recupera palla il Prato, lancio per Micotti, però sembra lungo, prova fino all'ultimo, ma lo tocca, ma non riesce a fermarlo. Ultimo minuto di gioco. Ti devo dire che Cassano vince la partita, Luca. Diciamo di sì, adesso ci possiamo sbilanciare, abbiamo superato il break even. Certo, il punteggio primo tempo 18-14, finirà magari 28-24, ne ha segnati molto meno il secondo tempo il Cassano. Sì, diciamo il secondo tempo possiamo dirlo bruttino, sicuramente le due squadre, dopo inizio anche quello stentato, però dopo 5-6 minuti le due squadre avevano espresso comunque un bel gioco per 20 minuti al primo tempo, secondo tempo sicuramente un po' più di tensione, un po' più di... Andati in due contro l'Ayamu. Ma segna. Che realizza la sua 25esima rete. Mancano ultimi 10 secondi. Credo che ormai le ragazze ci non fanno più la marcatura. Esatto. Uomo Tuce. Si attende solo 27-25. La triplice sirena. Eccoci qua. Dicevamo, Cassano alla fine porta in, a casa un risultato in maniera probabilmente più difficile di quello che si poteva pensare, però. Sapevamo che nonostante la classifica, il Tuscia è comunque una squadra ostica, tutte ragazze giovani, anche loro provenienti dal vivaio, quindi sapevamo di dover lottare fino alla fine. Cassano non è stato perfetto, sembrava averla chiusa fino al primo tempo, ma poi invece il campo, il rientro in campo nel secondo tempo ha detto che qui non è ancora finita, quindi o vi impegnate o meno, ha dovuto ricorrere subito al time out a Onelli per fare il minimo indispensabile, però insomma con qualche difficoltà Cassano porta a casa due punti importanti, onore al Tuscia e Prato, e noi ringraziando tutta la crew, quindi Davide Milan, Davide Bianchi, Silvano Leonardo, Luca e Cassio, vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao.